dal padel al calcio, ti aspettavi il risultato ieri sera a Napoli? Ma io non mi aspettavo 5-1 sicuramente, però il Napoli è forte e ha fatto una grande partita, quindi è meritatamente davanti a tutti in campionato. Parlare sulla situazione della Roma legata al nome di Zaniolo, anche tu ti aspettavi qualcosa di più? Io sono a giocare a padel e il calcio oggi lo lascio da parte, sono molto legato alla Roma, Zaniolo va lasciato tranquillo crescere e sicuramente ha le potenzialità per rimettere a posto le cose. Però invece per quanto riguarda la Supercoppa italiana che si giocherà questa settimana, sembra oramai un match molto importante sia per Inter che per Milan. Quali sono un po' le tue sensazioni? Sai, sulla partita secca è molto difficile perché può vincere una, può vincere l'altra, e quindi quando è una partita secca fare pronostici è sempre difficile, soprattutto quando è un derby, e quindi malgrado sia la finale di Supercoppa è un derby e quindi posso sbagliare, quindi preferisco non dire nulla. Sulla difesa della Juventus, che fino a ieri era così osannata, 8 partite senza incassare gol e poi ieri ne ha presi così tante, che idea ti sei fatto di quello che è successo? Una nottata sbagliata, per 8 partite è stata perfetta, chi ha giocato a calcio sa che ci possono essere delle partite come questa, l'importante adesso è che loro non ci pensino più, però molte volte, come diceva Capello, meglio prendere 5 in una partita che 1-0 per 5 partite, per cui insomma hanno le potenzialità per tirarsi fuori. Però lo scudetto è del Napoli. Lo so, te lo dico a maggio, giugno. È ancora presto. Però è la grande favorita, sì, sicuro.